E questa sera a me ho il compito di introdurre brevemente l'incontro di questa sera, poi di ordinarlo un po'. Questa sera ci siamo convocati per guardare di nuovo assieme al grande tema dell'educazione. Si tratta di un argomento capitale con cui spesso e ad ogni livello ci troviamo a fare i conti. La sfida educativa ci riguarda e ci coinvolge in vario modo tutti. Basta pensare a come ci sentiamo interpellati e interrogati dai fatti che in questi ultimi mesi vediamo capitare intorno e vicino a noi e che hanno come protagonisti proprio i giovani o intere famiglie. Pensiamo anche a come questa sfida ci riguarda poi nel dettaglio, in prima persona, quotidianamente, per l'esperienza che facciamo molti di noi come docenti, come genitori, con i nostri figli, i nostri studenti, e vivendo con loro fatiche e incomprensioni, ma anche bellezza e fascino. Si tratta davvero, come si dice, di un'emergenza, direi un'urgenza, che interessa a ciascuno. Rapporto Censis, questa è una cosa molto particolare, molto interessante, che è uscito qualche mese fa, descrive la società italiana a tinte piuttosto fosche. Pensate che è intitolato I sonnambuli. Leggo due frasi di questo rapporto che hanno molto colpito. La società italiana sembra affetta da sonnambulismo, precipitata in un sonno profondo del calcolo raziocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali dagli esiti funesti. Oppure, nell'ipertrofia emotiva in cui la società italiana si è inabissata, le argomentazioni ragionevoli possono essere capovolte da continue scosse emozionali. Tutto è emergenza, quindi nessuna lo è veramente. Così trovano terreno fertile paure amplificate, fughe millenaristiche, spasmi apocalittici, l'improbabile e il verosimile. È il tempo dei desideri minori, non più uno stile di vita all'insegna della corsa irrefrenabile verso maggiori consumi per conquistarsi l'agiatezza, ma una più pacata ricerca di piaceri consolatori per garantirsi uno spicchio di benessere. Ovviamente poi tutte queste frasi sono corredate da percentuali pazzesche e finisce così. La distanza esistenziale dei giovani di oggi dalle generazioni che li hanno preceduti sembra abissale. Fin qui il Censis. Crediamo che incontri come quello di questa sera possano invece aiutarci a tenerci svegli a proposito di questo sonnambulismo, possano contribuire a guardare con consapevolezza e speranza la partita dell'educazione che oggi necessariamente dobbiamo giocare. Già, e arrivo all'incontro di questa sera, abbiamo iniziato a gustare l'interesse di un lavoro su questo tema con le persone che si sono via via coinvolte nella preparazione di questo momento e che lavorano in diverse realtà educative e nelle realtà promotrici di queste serate. Cito quelle da cui abbiamo avuto un contributo importante: Portofranco, l'Associazione Rosmini, la Fondazione San Nicolò. Sono quindi, abbiamo pensato, come due incontri di confronto con lo stesso relatore, che adesso presento, proponendo un primo momento oggi di lancio, di spiegazione, di precisazione di alcuni contenuti e un secondo momento che sarà l'8 marzo,
in cui invece dialogheremo a tutto campo, partendo dalle esperienze di ciascuno di noi. Al termine di questa serata indicheremo infatti una email dove poter mandare domande e contributi per preparare il secondo momento. Questa è l'idea. Ecco allora che sono davvero contento di avere con noi e di presentarvi finalmente Don Emanuele Silanos, per cui vi chiedo un applauso di accoglienza. Che è appunto sta a Roma ed è venuto fin qua per noi, sacerdote missionario per 7 anni a Taiwan e ora vicario generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, ma soprattutto un caro amico che molti di noi hanno avuto l'occasione di conoscere ormai 3 anni fa. Entro nel merito. Il libro da cui prende spunto il lavoro di questa sera è Il senso religioso di Don Luigi Giussani, in cui riassunto il suo itinerario di pensiero e di esperienza, che è stato fonte di attento studio e di paragone per moltissime persone comuni e studiosi. È tradotto in più di 20 lingue ed è oggetto di centinaia di presentazioni e convegni in tutto il mondo. Poca osservazione conducono all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Con questa frase posso serio e completo l'esperienza di ogni uomo, la sua vita, le sue più accese questioni. Per noi oggi la questione educativa. In breve, le dico brevemente per poter capire poi anche lo svolgimento dell'incontro, queste tre premesse sono il realismo, ovvero che il metodo per conoscere una cosa è imposto dalla situazione dell'oggetto che voglio conoscere. La seconda è la ragionevolezza, ovvero la descrizione di tutte le capacità della ragione persona deve e può utilizzare per conoscere, per essere sicuro, certo di una cosa, di un fatto, di una persona. E infine la terza, la moralità, cioè l'atteggiamento che permette di conoscere, descrive che l'atteggiamento che permette di conoscere implica un amore, una tensione, una lealtà con quello che ho davanti. Ragionevolezza e moralità. Cosa abbiamo fatto? Nel lavoro di preparazione di questa sera ci siamo confrontati con queste tre premesse per vedere come suggeriscono di affrontare l'educazione dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Abbiamo quindi preparato le domande anche su provocazione di Don Emanuele e le osservazioni. Per cui poi chiamerò alcuni che hanno fatto questo lavoro a porre le domande a cui Don Emanuele risponderà. Ecco, ma vorremmo che fosse come il suggerimento del metodo che utilizzeremo poi nel prossimo incontro dell'8 marzo. Per cui incominciamo con una canzone, facendovi ascoltare una canzone che poi darà la parola a Don Emanuele. Con l'affanno del futuro, tutto il tempo sembra amaro, guarda i passeri del cielo, chi si occupa di loro, vai, 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 vendi tutto quel che hai. Vai, 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 e poi vieni dietro me. Se sei triste perché speri solo in quello che vuoi tu, ti ricattano i tuoi sogni, ne sei schiavo sempre più.
vai, 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 vai. Vendi tutto quel che hai. Vai, 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 vai. E poi vieni dietro a me. Guarda i gigli del campo. Son vestiti come re. A te manca soltanto di venire dietro me. Vai, 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 vai. Vendi tutto quel che hai. Vai, 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 vai. E poi vieni dietro me. Lascia le tue sicurezze costruite senza me, che ti lasciano da solo mentre io aspetto te. Vai, 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 vai. Vendi tutto quel che hai. Vai, 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 vai. E poi vieni dietro me. E poi vieni dietro me. Dietro me. La prima cosa, ringrazio Preside Frizzero per l'invito e anche per l'introduzione e anche per aver assecondato questa mia richiesta che non pensavo così difficile di far ascoltare questa canzone. La ragione per cui sì, ho pensato di iniziare con questo canto è perché, per la verità, inizialmente avrei voluto così, impostare questa serata a partire da un brano del Vangelo di Marco, che a mio parere aiuta a entrare dentro il tema di oggi. Poi abbiamo deciso insieme di cambiare un po' la prospettiva, di non impostare l'incontro come una lezione, ma partire dalle domande che erano degli interventi che sono stati contributi, che sono stati preparati per questo incontro. Perché effettivamente già queste domande così dicono tanto, visto che non sono sicuro che le risposte siano altrettanto valide, almeno portarsi a casa le domande, secondo me, è già qualcosa, no? Perché sono molto ricco. Però ci tengo ugualmente a proporvi questo brano del Vangelo di Marco, che è ascoltato dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, perché presenta, a mio parere, un condensato delle tematiche relative all'educazione. Questo canto è un canto scritto e cantato da un prete che cui sono molto legato, perché fa parte della fraternità San Carlo Borromeo, di cui io faccio parte, e perché è stato mio rettore, quando sono entrato in seminario, Don Antonio Anastasio, detto Anas, era il mio rettore. Lui, oltre ad essere un grande prete, grande poeta e cantante, ecco, è stato anche proprio un grande educatore. E appunto Anas, molti di voi lo sanno, è morto nei primi mesi del 20 per il Covid, dopo 2 mesi di terapia intensiva. E, però ecco, quello che ha lasciato la sua educazione in chi lo ha incontrato è qualcosa di molto profondo e penso che continui a lasciarlo nelle persone che in un qualche modo arrivano a conoscerlo attraverso i suoi canti e attraverso le persone che sono state educate. Ecco, allora, questo canto, come forse qualcuno avrà intuito, ripropone l'incontro che nel Vangelo di Marco avviene tra Gesù e il giovane ricco. Nel Vangelo di Marco non si capisce neanche se è un ricco,
che lo incontra. Perché io penso che questo brano del Vangelo sia significativo per il tema che stiamo affrontando. Perché per il mio, sia che uno sia cattolico, cristiano, sia che sia agnostico, appartenente a un'altra tradizione, ecco, io penso che possa riconoscere nella figura di Gesù, di Cristo, quella dell'educatore perfetto, l'educatore moderno, l'educatore esemplare. E in questo scambio di parole, in questo incontro, risulta molto evidente. No? Ve lo rammento brevemente e poi vi chiedo di tenerlo presente, no, nel corso di questa serata. Allora, Gesù sta camminando, a un certo punto gli si presenta davanti quest'uomo, giovane uomo, gli si butta davanti e gli dice: maestro buono, dimmi cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli. Dimmi cosa devo fare per essere felice. Dimmi cosa devo fare per realizzare la mia umanità. Gesù, la prima risposta è un po' indisponente quasi, dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E poi gli dice: tu osservi i comandamenti, e gli elenca: non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, onore il padre e la madre. Cioè gli ributta davanti quella che è la sua tradizione, termine importante in questo inizio del libro del senso religioso che ha introdotto prima il preside Martino. Quindi gli ributta davanti la sua tradizione, dice: tu la segui? Ne sei consapevole? Ne sei cosciente? La conosci? E lui dice: sì, la conosco, queste cose le faccio già. Allora, c'è questo passaggio bellissimo, uno dei tanti disseminati nel Vangelo di Marco, Gesù fissatolo, lo amò. Ecco, secondo me già dentro questa frase c'è tantissimo. Il rapporto educativo è innanzitutto una forma di carità, di amore. Giussani diceva, è la forma più alta di carità. Educazione. Fissato lo amò. E poi gli dice: bene, vendi tutto e seguimi. Poi i più sapranno anche come finisce questo episodio. Cioè che quest'uomo, questo giovane, si incupisce perché aveva molte ricchezze e se ne andò triste. Ecco, allora io vi chiedo di tenere a mente questo brevissimo scambio di battute, perché secondo me ci aiuta poi a capire tante anche delle dinamiche che sono comprese nelle domande e negli interventi che sentiamo. Quindi adesso io direi diamo la parola agli interventi. Allora facciamo una prima tranche di domande con Emanuele, Luca e Alessia. E stante giù c'è un microfono portatile. Buonasera, io sono Emanuele, sono un papà e un docente di lettere alla scuola di La prima. Il metodo religioso inizia dicendo che il metodo è imposto dall'oggetto. Ma che cos'è veramente l'oggetto dell'educazione? Chiaramente è colui che deve essere educato, però sarebbe interessante approfondire cos'è l'oggetto per capire meglio il metodo con cui guardarlo. La seconda. Le nuove metodologie didattiche invitano a mettere al centro il ragazzo, rendendolo parte attiva e personalizzando il lavoro. Questo mi sembra molto in linea con il modo di guardare che parte dalle premesse del senso religioso. Tuttavia spesso, in queste pratiche, il mettere al centro il ragazzo coincide con il marginalizzare il docente. Buonasera, io sono Luca, sono un allenatore di calcio e lavoro con ragazzi di 17, 18, 19 anni. Allora, la mia, più che una domanda, era una constatazione, un'osservazione di una convenienza, cioè nel tenere presente ciò che dice Giussani nel mio rapporto con i ragazzi tutti i giorni. In particolare mi riferisco alla prima premessa sul realismo. Giussani spiega appunto che il metodo per conoscere la strada è fissata dall'oggetto.
Da 3 anni faccio allenatore di calcio e lavoro con i ragazzi appunto di 17, 18, 19 anni. E come giocatore sono stato formato con metodi molto analitici, schematici, in cui l'atleta di fatto doveva eseguire movimenti, azioni predeterminati e quindi il mio iniziale approccio con i ragazzi andava su quella strada, cioè lo schema che avevo in testa, indipendentemente dalle capacità e dalle attitudini o i talenti di ciascuno, andava applicato in campo. Il tentativo negli allenamenti era di piegare i ragazzi alla mia idea. Nonostante abbia dato qualche buon risultato, questa modalità ingabbiava il ragazzo e non esaltava al massimo le potenzialità perché ne limitava la libertà di azione. Sperimentandomi all'opera con loro, piano piano, in questi 3 anni, ho iniziato a cambiare modalità di lavoro, parlando di obiettivi e compiti, dati in base all'attitudine e alle qualità che i ragazzi avevano, e suggerendo principi che tenessero presente tutti gli elementi e che ne esaltassero la collaborazione e l'interazione. Questo tempo mi ha dato una grande apertura perché vedevo cambiare i ragazzi in meglio. Ho iniziato a vederli più partecipi, appassionati, pur dentro tutte le difficoltà e le questioni legate alla loro età e alle dinamiche legate agli ultimi anni di calcio giovanile. Questo metodo, quindi, ripartire dall'oggetto dell'educazione, ha suscitato curiosità dei ragazzi e ha contribuito ad accelerare la crescita della loro consapevolezza. Il lavoro è diventato stimolante, il fatto di metterli in gioco in prima persona e costringerli a pensare e risolvere questioni senza schematismi, ma con grande libertà, avendo solo dei principi da applicare, rende la preparazione mia degli allenamenti divertente. Da parte loro, estremamente coinvolgente e libera. Spesso, confrontandomi con alcuni amici insegnanti, percepisco la difficoltà di far passare nell'incontro con i ragazzi, nella spiegazione del gioco, qualcosa di più, qualcosa che li possa in realtà educare in modo più globale. In questo senso, per me, la difficoltà più grande è tenere insieme l'attenzione alla persona con il raggiungimento di un risultato sportivo, che è provare a vincere le partite. Noto però che il gioco stesso, con le sue regole e le sue dinamiche, mi viene spesso in grande aiuto perché, se rispettato e praticato con passione, ha già dentro di sé le tematiche e gli ambiti educativi di crescimento della persona. In sintesi, per me è stato interessante scoprire, partendo anche da un'osservazione di metodo fatta da Giussani, osservata in azione nella mia dinamica di lavoro, che c'è stato un guadagno, una convenienza per tutti i soggetti coinvolti, il ragazzo, la squadra, appunto, e l'allenatore che sarei io. Buonasera, sono Alessia, lavoro in una scuola di formazione professionale e cito un pezzetto appunto di Giussani della prima premessa del realismo. Giussani dice che la conoscenza è un incontro tra un'energia umana e una presenza, è un avvenimento in cui si assimila l'energia dell'umana coscienza con l'oggetto. Vedete dunque che per conoscere occorrono due cose, l'energia della nostra coscienza e l'oggetto. Mi ha particolarmente colpito e interrogato questa descrizione della conoscenza, come rapporto e possibile unità tra la mia energia e chi ho davanti. Penso a quanti ragazzi quotidianamente incontro, o i figli a casa, e tutto ciò che nel quotidiano accade. Mi interessa poter approfondire cosa intende Giussani con il termine energia della nostra coscienza. Cos'è? Come si alimenta? Il termine energia mi ha subito fatto pensare al rapporto Censis dello scorso dicembre, dove in modo molto triste descrive gli italiani come dei sonnambuli, un popolo inerte, imbambolato, inebetito, energie vitali zero, paure mille. Nel leggerlo c'è stato subito il contraccolpo, ma io non sono questo. I ragazzi che incontro tutti i giorni non sono certo la somma delle loro paure e fragilità. Però è vero che bisogna continuamente aiutarsi a vedere e riconoscere il bene e che la fatica o il dolore possono essere affrontati e divenire occasione di conoscenza. Penso solo alla fatica dello studio. Perché studiare? Perché può valer la pena conoscere? Credo che per riconoscere il bene che viene nella realtà sia fondamentale nutrire quella che Giussani descrive come l'energia umana. Cosa si intende per energia della nostra coscienza? Come nutrire questa energia? Io tanto penso che questi interventi siano molto belli, aiutano innanzitutto me. Io mi limiterò quasi soltanto a sottolinearmi, no? Sia cercare di condividere con voi quanto io li senta veri per me.
Innanzitutto l'intervento iniziale di Emanuele, che è molto simile poi a quello di Luca, nella prima parte di quello che dice Emanuele, cioè nell'educazione l'oggetto che impone il metodo qual è? Dice Emanuele, giustamente, è il ragazzo, è la persona che ho davanti. L'esempio che ha fatto Luca è molto, molto emblematico. Due scelte. Parto da quello che ho in testa io o parto da quello che ho davanti, il materiale umano che ho davanti. E l'esemplificazione di Luca è molto, molto lampante, molto chiara, no? Se io punto sulle attitudini, sulle caratteristiche del materiale umano che ho davanti, poi ottengo di più anche dal punto di vista del risultato. E questo è molto vero, no? Piuttosto che partire con una mia imposizione a priori, guardo innanzitutto ciò che c'è, parto da ciò che c'è. E questo è molto vero. Però anche la domanda di Emanuele successiva è molto vera. Bene, ma allora il mio ruolo, il mio compito dov'è? Cioè dove sta l'insegnante, dove sta l'allenatore, dove sta l'educatore, no? Il maestro di musica, il genitore, no? Dove sta l'adulto? Perché c'è un rischio in questo porre il ragazzo, l'educando al centro. Ora, ascoltando sia le parole di Martino che quelle di Alessia che riprendevano questa indagine del Censis, beh, mi viene da dire rincaro la dose, no? Metto un carico ulteriore. I giorni scorsi siamo stati a fare un ritiro a Varigotti, un posto meraviglioso, davanti a noi c'era tutto il mare della Liguria, un posto molto bello, siamo stati con nostri, una trentina di nostri preti venuti dalla missione, giovani preti, cioè ordinati negli ultimi 5 anni. E i primi 2 giorni li abbiamo dedicati a delle tematiche che hanno chiesto loro di affrontare, ovvero come stare di fronte al disagio giovanile. Molti dei nostri preti in giro per il mondo si trovano di fronte sempre più spesso a ragazzi che soffrono, no? A ragazzi che hanno dei disagi, no? di tantissimo tipo. Allora abbiamo invitato un paio di amici che lavorano con quei ragazzi che hanno difficoltà, un terapeuta che ha messo in piedi una casa di accoglienza per ragazze borderline e uno psichiatra che lavora con ragazzi che hanno disagi di vario tipo. Questo nostro amico psichiatra ci ha dato questa definizione della nostra società, una società di individualisti popolata da narcisisti. Questo è quello che siamo noi, una società di individualisti popolata da narcisisti. Ora, i narcisisti non sono i nostri figli, non sono i ragazzi, i narcisisti siamo noi. Cioè, la società che abbiamo costruito è una società costruita da narcisisti. I figli sono quelli che subiscono le conseguenze del nostro narcisismo. E lui diceva, il narcisista è un pessimo educatore. Perché il narcisista è colui che nella realtà si specchia e vede solo se stesso. Quindi cosa vede nel figlio? Una proiezione di sé, dei propri desideri. Allora cosa fa il narcisista? Mette il figlio al centro di tutto e lo idolatra. Ecco qual è il rischio del dire al centro c'è il figlio, l'educatore, e l'educando, il ragazzo, lo studente, no, il giocatore. No. Metto davanti lui perché io mi rivedo in lui e butto su di lui tutte le mie aspettative. È in fondo il prodotto di quello che propone la società di oggi come ideale. No? Tu sì che vali, tu sei speciale, Italia's Got Talent, il tuo talento. No? Cioè spingere
sul talento, sulle doti del ragazzo perché emerga nel suo essere speciale, nel suo essere unico. Questa continua affermazione del valore speciale, eccezionale della persona che è. Ovviamente a me piacciono i film, ovviamente alcuni esempi, no? C'è questo film che è stato molto lodato, per certi aspetti anche giusto, questo Wonder, non so se l'avete presente, questo ragazzino che è affetto da una sindrome molto grave, che viene bullizzato a scuola e alla fine invece diventa l'eroe. Nella scena finale è la scena, secondo me, su cui cade il film. Perché lui viene premiato davanti a tutta la scuola, viene osannato e lui dice: ecco, io penso che tutti noi abbiamo bisogno una volta nella vita di una standing ovation. Qualche anno fa mia sorella ha 4 figlie femmine, la terza figlia avrà avuto 7-8 anni, non so quanti ne aveva, 9, voleva assolutamente andare allo Zecchino d'Oro a fare il provino all'Antoniano, via, d'accordo, all'Antoniano. E lei, mia sorella, mi ha detto: tra un mese la porto giù a Bologna a fare le tue improvvise. Gli ho detto: guarda, via, che non lo prenderanno mai. Beatrice non sa cantare, c'è cioè zero. E lei: vabbè, vuoi andare la porto. E ho detto: sì, però ti prego, falle fare 2 o 3 lezioni di canto. Almeno non fa proprio una brutta figura. Lei mi ha detto: no, perché? Cioè, io non la mando perché lei deve passare il provino. La mando perché lei desidera andare a fare questa cosa. Io la porto e vado con lei. Ma non mi interessa che non abbia la mortificazione di non passare. Vuoi fare questa cosa? La porto, faccio 2 giorni a Bologna con lei. Allora passiamo insieme a questa giornata e andiamo indietro. Quello che conta è che io sono con lei, che io l'accompagno. Non conta che lei non faccia una brutta figura. Può anche steccare 10 volte. Ma passare attraverso il fatto che è normale, o che può non passare le selezioni, o che può essere anche bocciato un esame o un'interrogazione, è passare attraverso la normalità della vita. Non posso dire no, le risparmio questa fatica, le risparmio questa umiliazione, no, oppure come pensavo io, almeno prendi 2 note se mi fai fare 3 lezioni di canto, non è questo punto. Infatti mia nipote è andata, ovviamente non è stata presa, ma non è rimasta traumatizzata, anzi è rimasta contenta. Perché si è fatto un giro con i suoi genitori a Bologna a fare questa cosa. Se lo ricorderà come una cosa bella, bella. Anche se è stata tombata le selezioni dello Zecchino d'Oro. Perché non è quello il punto. Non devi affermarti come la bambina che canta meglio della storia. In questo senso, al contrario, c'è un film molto bello, che è Gift, del talento. Insomma, lì è proprio il contrario. Non c'è Chris Evans, quello che fa di solito, cosa che fa? Dare il becco, non so se... Ecco, che invece fa lo zio buono, che di fronte a lei, che è un genio della matematica, no, fa di tutto per preservarla, no, dalle grinfie della nonna, che vuole fare di lei il genio della matematica. E invece lei dice ciò che... C'è questa frase bellissima, no? Quando lei va ai servizi sociali perché tentano di portarla, si strapparla dallo zio, no? E dice: cosa pensi di tuo zio? E dice: penso che è buono. E come mai? E dice: perché mi voleva bene anche quando non ero intelligente. Mentre gli altri hanno incominciato a interessarsi di me solo di fronte al fatto che io ero speciale, che io avevo dei numeri. Allora, ecco, in questo senso, noi abbiamo un giornalino, si chiama Fraternità Missione, e io spesso ci scrivo,
e poi spesso cioè, i nostri articoli finiscono sul nostro sito. E tempo fa ho scoperto che l'articolo più letto sul sito di Fraternità e Missione non era mio, e ci sono rimasto molto male. E l'articolo più letto di Fraternità e Missione era di Anas, questo prete che abbiamo ascoltato la canzone prima. E il titolo di questo articolo era La vita non è un talento, cioè la lettura sbagliata della parabola dei talenti. Voi avete in mente la parabola dei talenti? Il padrone dà un tot di talenti a tre persone diverse, uno da 10, uno da 5, uno da 1, no? E poi bisogna farli fruttare. Ecco, lui dice, l'errore è pensare che quei talenti di cui parla il Vangelo siano le nostre doti, quello che noi sappiamo fare. E che tutta la vita si gioca nel far fruttare le nostre doti. E noi ci realizziamo in base a quanto noi riusciamo a mettere a frutto della mia capacità di studiare matematica, di suonare il pianoforte, di dipingere, eccetera, cantare. Invece dici, il talento è un'altra cosa. Il talento è ciò che Dio ti ha dato nella vita per realizzarti come persona. Okay? Il tuo volto, il tuo nome, la tua storia, la tua famiglia, la fede se ce l'hai, i tuoi amici, il luogo in cui sei nato, la tua tradizione, gli affetti, le persone che incontri. Questi sono i tuoi talenti. Di questo tu dovrai render conto, non se sai cantare oppure no, non se sei un genio della matematica oppure no. Potresti anche esserlo e fare lo spazzino. Perfect Days, film che abbiamo visto io e Anna di Wim Wenders. Anche nel fare il lavoro più umile del mondo, tu puoi realizzare te stesso. Ma non è quello. È di cosa fai della tua umanità. E dei doni che Dio ti ha dato. Allora, se al centro non c'è il piccolo Buddha, come lo chiama Krepet, cioè il figlio identificato come il tutto, no? Che cosa c'è al centro dell'educazione? Qual è l'oggetto che impone il metodo? È il rapporto. È il rapporto tra il ragazzo e l'educatore. Questo è ciò che impone il metodo. Perché? Perché mettere al centro il ragazzo significa mettere al centro il fatto che lui è persona, e la persona cos'è? È relazione con un altro. Io sono in quanto relazione. Io mi realizzo nel momento in cui incontro l'altro. Il solito esempio del neonato, quando capisce di essere qualcuno? Quando scopre la madre, è l'altro che dice che io esisto, è la madre che svela al neonato che esiste. Quando che capisce che la realtà, nella realtà c'è un altro da sé. Ecco, così è per noi, e così è per il ragazzo. Ciascuno di noi si realizza nel rapporto con un altro, si realizza nel rapporto con un maestro, non da solo. Questo è il contrario di quello che hanno cercato di imporci in questi 200 anni, pretendendo che l'uomo può educarsi da sé, può trovare se stesso da solo. Allora, ragione Emanuele, il rischio di oggi è mettere, cioè far credere al ragazzo che ha già tutto da solo, che può fare tutto da solo, che può trovarsi lui le informazioni per poter educare la propria umanità. Invece io trovo me stesso soltanto in relazione con l'altro. Allora, mettere al centro lui, il ragazzo, significa mettermi io in gioco con lui. Allora, tornando all'episodio del Vangelo che abbiamo commentato prima, che abbiamo guardato prima, è quello che fa Gesù, cioè incontra l'umanità dell'altro
e si mette in ascolto di quello che l'altro ha nel cuore. Allora, mettere al centro il rapporto con lui significa innanzitutto ascoltarlo, quindi l'educazione inizia dall'ascolto, perché Cristo gli dice bene, che cosa vuoi? E poi quello che dicevamo prima, recentemente abbiamo fatto un incontro con i nostri preti, sempre a tutto il mondo, facendo una videoconferenza, il tema era la scuola, i nostri preti che lavorano a scuola, e lui diceva, ecco, per me uno dei nostri, uno che fa il rettore in una scuola qui a Roma, diceva, per me l'educatore è colui che ascolta e vuol bene, ascolta il ragazzo e vuol bene. E dove voler bene, mi diceva, significa considerare il ragazzo, considerare la persona che è davanti come un interlocutore credibile per te. Mi è piaciuto quello che diceva Luca prima. Dal cambio di atteggiamento che ho avuto nei confronti degli altri, dei ragazzi che ho davanti, ci hanno guadagnato loro, ci ha guadagnato il gioco, ma ci ho guadagnato io. Allora, il rapporto educativo è un rapporto in cui anche l'educatore cresce. Ora, venendo a quello che diceva Alessia, cioè come risvegliare questi sonnambuli che sono i ragazzi che abbiamo davanti, no? Se è vero che la conoscenza della realtà parte da un'energia, no? Che abbiamo dentro, no? E se questa energia non ce l'hanno, no, meglio sembra non avercela, come facciamo a risvegliarla? No, innanzitutto viene risvegliata da chi questa energia ce l'ha e la vive. Ed è vero, in fondo, quello che dice il Censis, purtroppo è un tipo di messaggio che loro ricevono che è continuamente negativo. Adesso, per la prima volta dopo anni, visto che ho girato molto in macchina durante il Festival di Sanremo, ho sentito le canzoni del Festival di Sanremo, mi ha colpito quella che ha vinto, che si intitola La Noia, e dice una cosa tipo muoio senza morire, soffro senza soffrire, no? Ed è la croce più grande, no? Cioè l'idea di questa apatia, no? In cui questo sonno in cui vivo. Allora, come risvegliare l'energia negli altri? Innanzitutto, quello che ha citato Luigi Giussani è fondamentale, cioè ricordiamoci che sempre comunque l'educazione è un fatto che ha in sé qualcosa di miracoloso, no? È un avvenimento, un evento. Comunque sia, con tutti gli sforzi che puoi fare tu, non lo puoi produrre. Un miracolo non lo puoi produrre, no? Puoi viverla tu quell'energia, no? Puoi essere tu, come dire, testimone, no? Di essere di una fedeltà a un cuore vivo, no? Però con tutti gli sforzi che puoi fare, miracoli non li fai, cioè deve accadere qualcosa nella libertà dell'altro. Detto questo, però, c'è una cosa, un'altra cosa, un'ennesima cosa che mi piace, che mi colpisce di questo episodio del Vangelo, cioè che dopo aver detto a questo uomo, a questo ragazzo, ma tu li segui i comandamenti? No. Lo ha riposto di fronte alla sua tradizione. E poi cosa sono i comandamenti? Non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, non a tuo padre e a tua madre, che sono le cose che chiunque, qualunque uomo di qualsiasi età, di qualsiasi cultura, di qualsiasi popolo e nazione direbbe che è il minimo indispensabile. Cioè, chiunque dice che non rubare, non uccidere, non desiderare donare ad altri è il livello base della morale. Cosa sta dicendo? Cosa sono i 10 comandamenti? Sono ciò che è scritto nel tuo cuore. Sono quelle evidenze, esigenze elementari. Il livello dei 10 comandamenti è quello. Cioè, sii fedele al tuo cuore. No, sii fedele a quello che sei.
Bene, dopo avergli detto questo, dopo che quello gli ha risposto, io queste cose già le faccio, cioè già sono fedele al mio cuore, allora c'è quel passaggio stupendo, fissatolo, lo amo. E qual è l'espressione più alta dell'amore all'altro? Vendi tutto e segui. Cioè, amare l'altro vuol dire proporgli qualcosa di grande, fargli una proposta che ha un ideale alto. Finché non la fai, sicuramente vivremo nel sonno più totale. Finché non c'è nessuno che gli fa quella proposta. Ora, non è detto che ti risponda di sì. Non è detto che ti venga dietro. Ma se non gliela fa nessuno, in fondo è quello che loro si attendono, è quello che loro si aspettano. In questo senso, parliamo di cose grandi. Questa a settembre alcuni di voi mi hanno proposto questo viaggio folle ad andare a cavallo tra Austria e Germania sulle orme di Josef Ratzinger e di Franz Jägerstätter, questo beato austriaco che è stato beatificato da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI, che è stato fatto beato perché si è fatto uccidere piuttosto che combattere per Hitler. Ecco, non conosce nessuno questa storia. Ma far conoscere la storia di uno che, piuttosto che essere corresponsabile di ciò che sono stati responsabili, di cui sono stati responsabili i nazisti, si fa morire in nome della fede, perché dice o Cristo o Hitler, cioè è incompatibile il cristianesimo con il nazismo. Ecco, riproporre questo tipo di personalità fa almeno balenare, no, nell'orizzonte del visivo dei ragazzi, che c'è qualcosa per cui si può dare la vita, per cui si può morire, per cui vale la pena vivere e morire. Allora, parlare anche solo del sacrificio. Di cosa vuol dire fare un sacrificio? Oggi si tende a parlarne. Mi ha colpito l'altro giorno, sentivo sempre in auto, era il giorno in cui era morto si ricordava la morte di Pantani, e Gianni Mura, famoso giornalista sportivo, diceva, una volta ho chiesto a Pantani che cosa ti fa andare così forte, così veloce, non so, quando sei in salita e devi recuperare 20 persone davanti a te sulla salita di Europa, lui dice che io soffro così tanto quando vado in bicicletta che per me prima arrivo alla fine, prima finisco di soffrire. È il contrario di quello che ti aspetti, non tu immaginavi che sia un demonio che non soffre niente, invece il contrario. Cioè lui andava così veloce perché voleva finire prima di soffrire. Però uno così è uno che capisce cos'è soffrire. Come dice San Pietro quando parla di Isaia, quando parla del servo, e poi lo ripete San Pietro parlando di Gesù. Sapere cos'è soffrire. No, l'ultima cosa è questa, e poi passiamo agli altri. Assieme a tutto questo, no? Assieme a questa passione, no? Che siamo chiamati ad avere, è una passione duplice, questa è un'altra cosa importante, una passione per il ragazzo qua davanti, ma anche una passione per ciò che io insegno. Cioè noi siamo chiamati, ciascuno di noi, a essere appassionati di ciò che siamo chiamati a comunicare, che sia il calcio, che sia la matematica, che sia il pianoforte. Io l'amore alla persona passa dall'amore a ciò che io sono chiamato a comunicare, insegnare. Ma l'altra cosa è questa, cioè c'è anche ciascuno di voi deve avere anche la coscienza che sia il genitore, che sia l'amico, che sia il maestro, il professore, l'allenatore, l'educazione non finisce con noi. Cioè io sono chiamato ad amare fino a dare tutto per la persona che ho davanti, ma non finisce con me l'educazione.
in fondo, è un altro che educa l'umanità della persona che è davanti. E in questo senso c'è un altro passo della Sacra Scrittura stupenda, poi finisco, negli Atti degli Apostoli. No? C'è questa scena in cui Pietro viene chiamato per andare a casa di un centurione che si chiama Cornelio. E lui va da questo pagano, e questo pagano vuole il battesimo. E Pietro dice, ma questi sono pazzi, cioè, un centurione romano che vuole il battesimo. E invece lì vede lo Spirito Santo che scende sulla testa di questi qui. E allora dice, vabbè, allora li battezza. Quando torna dai suoi amici, che sono giudei cristiani, e dice quello che ha fatto, lo insultano. Ma come? Tu sei andato a casa di pagani e addirittura li hai battezzati. Allora lui gli racconta la storia e gli dice, ma quando io ho visto lo Spirito Santo scendere sulle loro teste, ho detto, ma chi sono io per porre impedimento allo Spirito Santo? Questo è, da una parte, la descrizione di cosa deve essere un missionario o un prete. Per favore, una cosa sola devi fare, non essere di impedimento. Solo questo. Cioè, quello che deve fare un prete e di non essere impedimento alla grazia, ma in fondo anche l'educatore. In fondo, non sei tu che salvi quel ragazzo lì. L'umanità della persona che è davanti non la compi tu, non la realizzi tu, non la fai tu. Il cosa devi fare è questo, non porre impedimento. Non essere impedimento affinché qualcosa di grande passi attraverso di te. State segnando tutto perché la seconda volta che viene lo... Come dire, se questi, cioè, io li avverto come delle provocazioni molto importanti. Per esempio, la prima è sconvolgente rispetto a quello che normalmente pensiamo, la specialità di un ragazzo. Per cui oggi non lo facciamo, ma il prossimo incontro, secondo me, dobbiamo andare a vedere se queste cose sono vere e interpellarti di nuovo. Allora, facciamo la seconda tranche di interventi. Con Lanna e Lanna Chiara e Rachele. Io avevo ragionato un pochino sul concetto della ragionevolezza, e da quello che mi pare di aver capito è affermare la realtà nella totalità dei suoi fattori. E mi ha colpito perché è andata ad impattarsi su richiede tempo per osservare molto e con attenzione. E con i nostri bambini, penso agli alunni, penso anche ai miei figli, io sono una mamma e una maestra della scuola primaria, e mi sono chiesta qual è quel tempo che mi aiuta a raccogliere questa totalità. Mi sono detta che io vivo spesso il rischio, per alcune questioni, di percepire come che il tempo passi e il momento giusto per quella scelta mi passi tra le dita, mentre io sto osservando. E penso ai bambini con difficoltà, penso anche a uno dei miei figli che ha delle esigenze speciali e dico, questi bimbi hanno tempi lunghi. E quindi alle volte il tempo da dedicare loro per osservarli è tutto particolare. E però allo stesso tempo questi bambini con delle difficoltà sono sempre oggetto di urgenze. A volte bisogna prendere dei treni in quel momento lì per decidere per loro. E quindi mi sono chiesta qual è l'equilibrio tra dare il tempo all'osservazione per raccogliere con fedeltà tutta questa totalità di fattori e l'agire nelle urgenze. Un altro aspetto che mi era venuto in mente era quello che necessariamente un approccio di questo tipo non può essere solo mio, nel senso che quel bambino è condiviso da tante figure e quindi questa rete di sguardi che si intreccia per trovare questa totalità deve fondarsi su una fiducia profonda e grande. E mi chiedevo come tra noi attori di questa osservazione è possibile costruire e comunicarsi questa fiducia profonda. Buonasera, io sono Anna Chiara e sono una maestra. E nel senso religioso, Giussani dice l'esigenza della bontà, della giustizia, del vero, della felicità costituiscono il volto ultimo, l'energia profonda con cui gli uomini di tutti i tempi e di tutte le razze accostano tutto. Stare di fronte ai bambini con negli occhi questa provocazione per me vuol dire riconoscere che anche in loro è presente quello stesso groviglio di evidenze ed esigenze che caratterizza anche il mio cuore. Loro quindi hanno già tutto, eppure hanno da crescere.
Eppure occorre che facciano la strada per diventare adulti. In questa strada, di fronte a loro, ci sono anch'io, un adulto con una responsabilità educativa nei loro confronti. E mi accorgo che quando mi capita di correggerli negli apprendimenti o anche rispetto ad un atteggiamento che hanno o a un comportamento che mettono in campo, io vivo letteralmente una lotta tra il correggerli perché non sono come ho in mente io e perché in fondo li vorrei come ho in mente io, e il correggerli affinché loro possano diventare sempre di più, sempre più compiutamente quello che sono. Allora, per porre la domanda, mi aiuto con un altro passaggio di Giussani, quando dice: se si vuole diventare adulti senza essere ingannati, schiavi di altri, strumentalizzati, ci si abitua a paragonare tutto con l'esperienza elementare e quindi con questa esigenza di vero e di bello e di giusto che ci caratterizza. Allora la mia domanda è: come educarsi noi adulti ad una posizione che metta sempre di più in pratica quello sguardo in cui anche la correzione non sia appena l'espressione di un'ingerenza, ma la possibilità di educare a paragonare tutto con l'esperienza elementare e quindi la possibilità di proporre una strada in cui l'altro si sente affermato e sia aiutato a percorrere quel cammino che gli permetta di prendere sempre sul serio la propria umanità. Vabbè, è una domanda che si collega con questa della maestra Anna Chiara, e aggiunge una cosa, cioè rispetto per esempio ai ragazzi anche più grandi, ci capita spesso di vederli in balia del loro istinto o delle immagini dettate da quello che vedono intorno, specialmente per quello che riguarda anche aspetti, come dire, più importanti della vita, come ad esempio i rapporti affettivi. E rispetto a quella citazione che faceva lei, in cui Don Giussani dice che se si vuole diventare adulti senza essere ingannati, schiavi di altri, strumentalizzati, bisogna paragonare quello che ci accade con questo insieme di desiderio, di bellezza, di giustizia, di verità che abbiamo dentro. La domanda appunto è quindi: come possiamo aiutarli a imparare a fare questo? Cioè a paragonare veramente le esperienze che fanno con il loro cuore? Perché ci sembra un delitto non aiutarli a fare questo paragone e lasciarli così in balia. Però a volte i nostri suggerimenti sono sentiti come delle prediche, delle regole, perciò è anche delicato fare delle osservazioni. Poi c'è un'attenzione da avere perché ognuno è diverso, per l'età che hanno. Quindi, appunto, prima dicevi di offrire anche dei grandi esempi, no? Mi viene in mente una cosa adesso rispetto a quello che dicevi sul fatto di non essere soli poi in questo, aiutarli, perché ad esempio su questo tema qua a me è molto colpito come dalla scuola ci hanno fatto tanto una presentazione, ma sia venuta una proposta rispetto al tema dell'affettività e c'è stata illustrata questa proposta che è nata dai professori insieme con un gruppo di persone che hanno conosciuto, competenti, con cui dopo accompagneranno i ragazzi. E io, quando sono stata a questo incontro qua, mi ha molto colpito per proprio sia come la bellezza di quello che loro proponevano, ma anche per la capacità, cioè mi sembrava molto adeguato, no? E in questo senso, ci ho sentita proprio da dire: ecco, questo pezzo che possa anche farlo qualcun altro. Tre domande difficili. Allora, faccio così, un inizio di risposta, poi la prossima volta magari ci ripenso. No, allora, per quanto riguarda la domanda di Anna rispetto alla ragionevolezza, no? Allora, Preside prima introduceva le tre premesse: il senso religioso, uno è il realismo, il metodo imposto dall'oggetto, la seconda è la ragionevolezza, ovvero una introduzione alla realtà secondo un modo di guardare la realtà, secondo la totalità dei suoi fattori, come diceva Anna, no? Allora, lei diceva, di fronte ai nostri figli, di fronte a mio figlio, ora che io considero tutti i fattori della realtà che lo compongono, comunque che c'entrano con lui, rischio di perdere un treno, cioè, come dire, ci metto troppo. Allora, da questo punto di vista io penso questo.
Allora, torniamo all'esempio, all'incontro di Gesù con il giovane ricco. Cosa gli dice la prima cosa che dice Gesù a questo uomo è: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Mi colpisce perché Gesù, che è il Logos incarnato, che sa tutto, che è l'uomo perfetto, dice: c'è qualcosa che è più grande di me. C'è qualcuno che è ancora più buono di me, che è il padre. È vero che poi lui ci gioca dentro, eh? Perché, insomma, è chiaro che nel momento in cui tu mi riconosci buono, veramente stai dicendo che io sono Dio, no? Vuol dire, è un po' una prova della fede dell'altro. Però, che cosa ti induce anche a pensare che c'è comunque qualcosa che ci sfuggerà sempre e che in fondo Gesù stesso ha sottomesso qualcosa di più grande di lui, che è il Padre. Allora, questo sarà sempre vero per noi. Cioè, noi non riusciremo mai a capire la totalità dell'altro, perché l'altro è un mistero. Ora, cosa significa che è un mistero? Questo l'ho imparato allora superiore generale, fondatore della nostra fraternità, che oggi è vescovo, Massimo Kamisaska. Lui diceva: cos'è il mistero e perché è diverso dall'ignoto? L'ignoto è qualcosa che non si conosce e che non si può conoscere, quindi mi fa paura. Il mistero è l'infinitamente conoscibile, cioè una cosa che io non smetto mai di conoscere. È una cosa che non mi fa paura, perché io so che potrò sempre avanzare nella conoscenza del mistero, anche se non riuscirò mai a esaurirlo, perché è infinitamente più grande di me. Ecco, l'altro è un mistero. Cioè è qualcosa che io posso continuamente, di cui posso conoscere sempre più, ma che non riuscirò mai a esaurire. In questo senso, se io aspetto di conoscere tutto di mio figlio prima di agire, non mi muoverò mai. Però cosa vuol dire conoscere secondo la totalità dei fattori? No, c'è un altro testo di Don Giussani che chiama Il rischio educativo, che dice che l'educazione è introduzione alla realtà totale. Mi ricordo una presentazione dell'ultima edizione, era il 95. Era invitato Galli della Loggia, che era un giovane intellettuale e editorialista del Corriere, che disse: di Giussani è stupendo, molto bella questa definizione di educazione, introduzione alla realtà totale, solo che io toglierei totale, perché introduzione alla realtà va bene, ma io non riuscirò mai a conoscere tutta la totalità della persona. Il rischio educativo di togliere la parola totale e di fare solo educazione introduzionale. La persona che era lì con lui a tenere l'incontro, la presentazione, lo guarda con i suoi occhi storti, guarda un po' e poi gli dice: penso che la terremo questa definizione. Fine dell'incontro. Cosa vuol dire introduzione alla realtà totale? Non vuol dire che io conosco la realtà in tutti i minimi dettagli, perché non riuscirò mai. Introduzione alla realtà totale vuol dire che io vengo introdotto alla realtà, che guardo nella sua totalità, nella sua complessità, senza conoscere tutti i particolari, ma essendo introdotto a questa realtà con un'ipotesi di significato. Cioè, la totalità dei suoi fattori, dei fattori della realtà, vuol dire la realtà con il suo significato. Allora, io posso non essere consapevole di tutto e aver capito tutto, ma aver capito che quella realtà lì ha un senso, ha un significato profondo e positivo, questo sì. Se io non ho un'ipotesi positiva, non conoscerò mai niente, perché non riuscirò mai a mettere insieme, a fare un nesso tra i fattori, tra quei pochi fattori che io conosco. Ma un'ipotesi di significato, questo sì. Allora, avere
in mente la totalità dei fattori che riguardano mio figlio non significa sapere tutto di mio figlio, ma avere un'ipotesi positiva su di lui, un'ipotesi positiva con cui guardarlo e dentro cui introdurlo. Allora non importa se non so tutto e non importa se c'è qualcuno che su certe cose la sa meglio di me su mio figlio, può darsi. Perché se io lo mando a giocare a calcio, il suo allenatore vede delle cose che io non ho visto e i miei compagni, i suoi compagni di classe vedono delle cose che io non so e la sua maestra anche. C'è qualcosa che mi sfugge, che a casa mia c'è certe cose che so solo io. Ma altrove c'è qualcuno che può dire qualcosa di più su di lui. La cosa importante è che io sono certo di un destino buono che lui ha, lo scopo che quel mio figlio ha nella vita, realizzarsi, essere felice, che poi sia portato per la matematica o per il pianoforte, magari non lo capisco io, me lo dice qualcuno. Allora, non devo aspettare di sapere proprio tutto, no? Ma devo avere un'ipotesi positiva su di lui. In questo senso, anche il fatto che ci voglia tempo perché certe cose emergano sui nostri figli fa parte di quella centralità della persona di cui dicevamo prima. Veramente ognuno ha il suo percorso. Un'altra cosa che ci diceva sempre il nostro fondatore, io non posso ripetere con il figlio, col secondo figlio, ciò che ho fatto col primo. L'educazione non è ripetere pedissequamente ciò che io ho fatto con il primo figlio e col decimo. Davvero l'educazione è ogni volta una cosa nuova, perché ogni volta sono di fronte a una novità, perché davvero in questo senso ogni persona è unica. Allora, che una persona abbia bisogno di più tempo, no, di un'altra, appunto, non è uno scandalo, non è un'umiliazione, non è una mortificazione, no? Ripetere un anno non è un problema. Il problema è quando noi facciamo il confronto, cioè decidiamo noi a priori qual è lo standard giusto per tutti o per mio figlio. Provo a passare alle altre due domande. Che sono molto simili. Allora, sostanzialmente loro dicono sia Anna Chiara che Rachele. Cioè, come faccio a aiutarli a usare il loro cuore, sostanzialmente, a essere fedeli alla loro esperienza divina, elementare e ai loro desideri? E in questo senso, come faccio a correggerli? Come faccio a proporgli qualcosa che è vero per me senza che sia una predica? Allora, provo a fare un esempio che è solo introduttivo. Allora, quando ero a Taiwan, avevo, tra i tanti problemi che avevo, un posto stupendo, una missione meravigliosa a Taiwan, però oggettivamente la lingua non è facilissima e la cultura non è proprio la più vicina a noi, no? Che possiamo pensare. Per cui quando sono arrivato, io ero certo che nel giro di pochi mesi avrei saputo la lingua meglio che i cinesi e avrei potuto convertire masse di orientali superando Matteo Ricci. Ovviamente non è successo nulla di tutto questo, soprattutto perché le difficoltà di lingua ci sono e soprattutto perché ti scontri anche con criteri e categorie culturali molto diverse dalle nostre. Per esempio, no, faccio sempre l'esempio di comunicare che cos'è la bellezza e che in fondo in Cristo, nel cristianesimo, si incarna la bellezza. In un posto in cui quando sentono, non so, Beethoven, per loro è rumore. Ecco, cioè la musica classica è soprattutto, non so perché Beethoven ce l'ha proprio qua, per loro è inascoltabile. Poi ci sono tantissimi grandi, immensi pianisti cinesi, va bene, però devono entrare dentro
chi vuole il piano segreto, The Secret Piano, un libro bellissimo di una pianista cinese. Va bene, consiglio di lettura. Però oggettivamente ti trovi molto lontano dalla loro cultura. Quindi come faccio io a far per un criterio di bellezza? Se tu entri in un tempio buddista o taoista, noi veniamo un po' respinti, no? Perché non vedi, non diresti che quella cosa lì è bella. Il criterio è oggettivamente diverso. Allora, io con questi problemi nel cuore, un anno decidiamo di fare questa iniziativa, portiamo alcuni ragazzi alla GMC a Madrid, era 2011. Allora, portiamo una trentina di ragazzi, metà erano cattolici, l'altra metà zero, semplicemente volevano farsi un viaggio in Europa. Allora noi li prepariamo, diciamo cosa andiamo a fare, chiameremo il Papa, vedremo certe cose, e ovviamente andando in Spagna, da Taiwan, io non ho mai visto la Sagrada Famiglia, quindi ho detto, passaggio a Barcellona, bisogna farla per forza. E allora, prima li avevamo preparati, li avevamo fatto vedere, no, le foto, no, dei portali, Gaudì, che cosa aveva fatto, e le sculture, tutto quanto. Arriviamo a Barcellona e mentre stiamo andando, primo incontro particolare, troviamo per la strada il suo Sotò, che è lo scultore che si era convertito, tra l'altro giapponese, e quindi cominciamo lì a parlare con lui, selfie con il suo Sotò. Poi arriviamo finalmente davanti al portale principale, un'attività, e incominciamo, c'è cioè una ragazza bravissima, nostra amica, che ci spiega il portale, tra l'altro loro però conoscevano già. Quindi vuoi che faceva caldo, vuoi che c'è di mezzo la traduzione, io vedo che sti ragazzi fanno tutto tranne che ascoltare la spiegazione. Poi cosa succede? Che nel mentre arrivano i nostri preti, dalla Germania con gli universitari tedeschi, un tedesco arriva, quindi immaginati, cioè taiwanesi, quasi tutte donne che vedono i tedeschi, capiscono più niente, quindi c'è questa commistione, anche le selfie tra loro, casino vario, quindi io mi intervosito, sono contento di vedere i miei confratelli, però poi ridividiamo le parti e si riprende a fare la traduzione, ma vedo che questi ancora sono ancora meno attenti di prima, quindi a un certo punto dico la nostra amica taglia, no? Entriamo. Quindi entriamo, io entro per primo, un po' scocciato, ma se tu non sei mai entrato nella Sagrada Famiglia dentro, non ti puoi immaginare che cosa. Veramente ho sperimentato quello che diceva Benedetto XVI, cosa vuol dire essere trafitto dalla bellezza. Sono rimasto lì così, con gli occhi spalancati, ho fatto 20 metri a guardare questo mondo di colori che ti si apre davanti. Dopo 20 metri, ma io ho 30 taiwanesi dietro, allora dico, vediamo, almeno si sono entrati. No, mi giro e vedo che erano entrati, ma si erano bloccati dopo un metro. Non avevano solo gli occhi spalancati, ma avevano la bocca spalancata. Non avevo neanche la forza per tirare su il telefonino per fare la foto. Ecco lì, già lì ho avuto l'intuizione. Che invece che spiegargli la bellezza, che tanto non ci riesci, non sei capace perché il tuo cinese è pessimo, non c'hai le categorie per farglielo capire, ma stare di fronte alla bellezza assieme a loro ti educa molto di più nei mille tentativi che tu puoi fare di spiegarlo. Questo per dire cosa? Che se tu vivi un'esperienza di bellezza insieme a loro, di corrispondenza, come diciamo noi, insieme a loro, se tu di fronte a quello che spieghi, che gli fai vedere, che sia un film, un'opera d'arte, leggi una poesia, no? Se di fronte a qualcosa sei mosso, no? Sei davvero completamente preso da quella bellezza, da quella realtà, da quella verità,
di quello che stai dicendo, di quello che stai proponendo, 99% lo vivono anche loro. Non è un teorema perfetto per questo. Cioè quello che muove te muove loro, e quello che muove loro muove te. Allora, non è una predica. Se quello che proponi è veramente quello che è importante per te, ci credi veramente. La domanda è se ci crediamo. Allora, una cosa come l'affettività. Quando diventa una predica? Quando non è proposta come un'esperienza bella. Ma l'affettività è la cosa più bella del mondo. Imparare a volersi bene è la cosa più desiderabile del mondo. Ma perché ti ha colpito quel corso, quell'incontro? Perché ti hanno presentato una cosa bella. Una cosa bella piace a tutti. Una cosa bella la desiderano tutti. Non desidera nessuno sentirsi dire non si può fare questo, non si può fare quell'altro, ma dentro una proposta positiva sono un pazzo, non mi va dietro. Poi c'è il problema della libertà. Va bene. Uno di fronte a una cosa bella può anche dire no. Però non può dire che non è bello. Detto questo, insieme a una proposta bella, insieme all'affermazione di ciò che è vero e ciò che è buono, c'è anche l'affermazione di ciò che è male. Mi ha colpito una cosa, sempre facendo questo corso, questo incontro con questi nostri amici terapeuti, eccetera, che uno di noi ha proposto un contributo di un educatore che diceva questo, che i nostri ragazzi, sì, è vero parlare di cose belle, l'ideale, la bellezza, questo è tutto vero, ma i nostri ragazzi vogliono anche parlare del male. Vogliono che ne parliamo. E infatti se lo vanno a cercare. Sono attratti. Allora non parlare del male è sbagliato. Censurare il male è sbagliato. Ma parlare del male vuol dire che è male. Cioè dare un giudizio su ciò che è male e dire che c'è qualcosa di più grande del male e lo vince. Perché? Rispetto alla domanda sulla correzione. Perché nel momento in cui se ne va, gli volta le spalle, lui si gira verso i suoi e dice un cammello, no, piuttosto che un rito. Cioè il giudizio dà chiaro a me. Non ha paura di condannare il comportamento di quello stesso. Quindi proporre in positivo non significa non avere il dovere, il coraggio anche di dare un giudizio su ciò che va. Finiamo con gli ultimi due interventi. Chiederei a Luca e poi di nuovo a Lanna di proporre le loro domande. Ciao Luca. Don Giussani dice che il sentimento potenzia la conoscenza, ma deve essere messo a fuoco. Nel rapporto con i figli o con gli studenti questo è evidente. Quanto più proviamo un desiderio di bene per loro, tanto più ci impegniamo nel cercare un modo di entrare nei loro problemi e di risolvere. A volte però si rimane delusi, perché quel ragazzo non soddisfa le nostre aspettative. Allora ci si arrocca in una propria posizione, restando fermi e chiedendo che sia il ragazzo a cambiare. Facciamo l'esempio del rapporto tra scuola e famiglia. A volte la famiglia sente una correzione che la scuola fa sul ragazzo come demotivante. Oppure la scuola non coglie degli aspetti che la famiglia vede. Sembra allora che la scuola sia troppo distaccata e la famiglia sia travolta emotivamente. Mi pare invece che Don Giussani, partendo dal realismo, propone un punto di fuga nuovo. Se guardiamo al ragazzo come un dato misterioso nella sua totalità, che la natura ci mette davanti, questo sguardo mette a fuoco il sentimento, lo mette a posto, permettendo alla ragione di trovare tutte le risorse per guardarlo con più verità. Si può approfondire questo aspetto? Anna, leggo anche una domanda che ci sta data, che qui ho
l'autore non c'è stasera, che raccontava questo esempio. Mia figlia di 8 anni, durante le vacanze di Natale, mentre giocavamo ad un gioco in scatola, dice a tutti gli altri membri della famiglia, genitori e fratelli, che nella sua squadra lei è da sola e nessun altro fa parte della sua squadra. Così le chiediamo se si riferisce al gioco che stavamo facendo, ma lei risponde che parla della sua squadra in generale, intendendo di fatto che lei è da sola rispetto alla vita. Allora abbiamo cercato di chiedere cosa voleva dire in momenti successivi e ci è sembrato che lei in fondo ci diceva che non è sicura del rapporto con noi, o meglio che questa certezza a volte non è così chiara e che lei si sente sola davanti ad alcune questioni. La questione della certezza nei rapporti è centrale nella seconda premessa di Don Giussani, come detto prima, perché permette di vivere e di costruire. E a volte pensiamo che per poter trasmettere o dare la certezza del rapporto con noi basti semplicemente un abbraccio in più al giorno, ma non è così. C'è una partita molto più grande, perché che nostra figlia sia certa delle persone che ha vicino ci sembra un aspetto fondamentale nel rapporto con noi genitori, in generale con gli adulti che incontra a scuola o in altre realtà. Vorremmo capire meglio questo punto e capire cosa ci è chiesto come genitori ed educatori in merito, come rendere i figli certi delle persone che gli stanno vicino. Michianna? Anche la mia riflessione era molto simile a quella che è stata fatta prima. E mi chiedevo appunto, rispetto alla questione della moralità, questo atteggiamento che parte dal desiderio di conoscere l'oggetto per quel che è veramente e non per quello che io ho in mente che sia. E mi è venuto in mente, un po' come si diceva anche prima, il discorso delle aspettative. E guardandovi con un po' di verità, vedo che quando magari guardo ai miei figli, piuttosto che ai bambini che ho davanti, mi muovo sempre tra due estremi, che è il fatto del mi aspetto qualcosa da te, insisto, lavoro, faccio, perché questa aspettativa venga ripagata, oppure rinuncio e dico, vabbè, tu su questa cosa non ce la fai. E che però invece, se da una parte è il primo atteggiamento è come restringere a un mio pensiero piccolo e parziale quello che la persona che ho davanti, il secondo invece è negare completamente che ci sia questa ricchezza. E insomma mi chiedevo come ci si muove tra questo equilibrio. Io sono quella degli equilibri, evidentemente. Ecco. Magari parto dalla domanda di Pietro, no? Scusami, ho detto il nome, Doria. Non si può dire. Grazie, dai. No, che parlava di, appunto, raccontava di il fatto che sua figlia era incerta, non era certa, no? Allora io penso questo, che la prima cosa è non avere paura delle chiusure dei nostri figli, non avere paura delle incertezze dei nostri figli, anche dei nostri studenti e ragazzi che dobbiamo educare. Sempre in questi incontri che abbiamo avuto con questi amici terapeuti, psichiatri, eccetera, loro dicevano: se di fronte al male che loro hanno, la malattia che loro hanno, il disagio che loro hanno, tu hai paura, no? Loro lo sentono immediatamente, no? Sentono la tua paura e la sentono come qualcosa che ti allontana da loro, no? Perché sentono di essere come respinti da te. Ecco, è un rischio che possiamo avere anche con figli che non hanno patologie psichiatriche, ma avere paura del loro rifiuto, avere paura del fatto che loro non rispondono alle nostre aspettative, che loro frequentano delle amicizie che non sono quelle che vorremmo noi, paura del fatto che se siamo cattolici non vanno più a messa a 14-15 anni o che incominciano ad avere comportamenti che sono diversi da quelli che noi vorremmo che loro avessero, no? Se noi abbiamo paura di questo si crea una distanza enorme. Ecco, noi siamo chiamati ad avere uno sguardo su di loro che è uno sguardo che è
di una speranza di cui neanche noi siamo capaci, no? Che ci supera, che supera la nostra paura. No? Allora, se tu non hai paura, no, del fatto che loro hanno i loro tempi, la loro libertà, non è che è sicuro, no? Non è un teorema certo. Però si crea comunque un rapporto con loro che è di fiducia. No? Ecco, secondo me questo qui è una cosa fondamentale. L'altra questione mi sembra, quindi, essere portatrici di una speranza più grande della tua. C'è un altro bellissimo episodio del Vangelo, quando Gesù va da Gairo, no, Gairo lo dice, mia figlia sta male, arrivano, per colpa dell'emorroissa viene ritardato, quindi quando arriva la figlia è già morta, no? E Gesù dice, tranquilli, non è morta, dorme. E lì scoppiano a ridergli in faccia. Tutti lo deridevano. Ecco, c'è un livello per cui tutto attorno a noi tende a dirti che la persona che è davanti è senza speranza, è persa. Mentre se c'è una possibilità che tua figlia, tuo figlio, tuo ragazzo di davanti, tuo studente, abbia una possibilità di rialzarsi, è il modo con cui lo guardi tu. Cioè se tu non lo dai per spacciato, se hai un minimo di possibilità, se ti dai un minimo di spazio, se scommetti su di te. Un'altra prima, cioè uno può educare soltanto se si lascia educare. Cioè se lascia uno spazio al fatto che lui ancora non è perfetto nel guardare suo figlio, nel guardare i suoi alunni, nel guardare i suoi studenti. Allora, se lasci questo spazio qua, allora diventi credibile anche per tuo figlio. No. E lasciare quello spazio lì vuol dire lasciare lo spazio che qualcun altro entri insieme a te a educare tuo figlio. In questo senso, una cosa che chiunque può testimoniare è che i figli cominciano a vedere dietro agli adulti se gli adulti sono insieme. Se gli adulti non gli dicono cinque adulti dicono cinque cose diverse. Se la mamma dice una cosa, il papà dice un'altra, il nonno dice un'altra, l'allenatore un'altra e l'insegnante un'altra, non vanno nessuna parte. Allora, la prima cosa è veramente fidarsi di tra adulti. La comunione degli adulti è ciò che fa molto di più. Magari sbagliate tutti insieme, no? Ma siete molto più credibili, siamo molto più credibili. No, finisco solo dicendo questa cosa anche rispetto a quello che diceva Luca. Cioè, mi colpisce come finisce il giovane ricco, l'esempio del giovane ricco. Cioè, il giovane ricco finisce con un fallimento educativo. Cioè, finisce male. Gesù, che è il più grande educatore della storia, fallisce. Fallisce. Ma se ha fallito Gesù, ma di che cosa abbiamo paura noi? Noi quasi sicuramente falliremo. Cioè, se ci va bene, se ce la facciamo, ma c'è stato il lusso. Ma se ha fallito Gesù, no? Vuol dire che veramente l'educazione è un miracolo, no? E che vive della libertà dell'altro. Quindi, pensare all'educazione come alla controprova del nostro successo, no? E se va male è un fallimento, è veramente frutto di quell'idea narcisistica per cui i protagonisti siamo noi, no? E dobbiamo e riflettiamo nel figlio, nella persona davanti, i nostri successi oppure no. Invece, veramente consideriamo che noi siamo un tramite di qualcos'altro e che l'educazione non finisce con noi. Tra l'altro, appunto, sappiamo che qualcuno dice che Giovanni Ricco sarebbe l'evangelista Marco. No. Quindi diamo il tempo al tempo. Ok, allora ti ringrazio, ti ringraziamo, ti aspettiamo l'8 marzo e la email è corsoeducatori@istitutobruni.com. Da qui ai prossimi 10-15 giorni raccogliamo le domande, le provocazioni o gli esempi per poter approfondire
e fare insieme la seconda serata.